Buonasera telespettatori, torniamo con una nuova puntata di Time Out, l'ormai consueto format che il TC Tele Telecalabria decide di dedicare alle vicende della Planet Basket Catanzaro. Apriamo subito questa nuova puntata andando a commentare l'ultima gara della Mastria Vending Catanzaro, quindi concentrandoci, concentrandoci su quelle che sono le vicende della prima squadra. Con noi in studio Devil Medizza, buonasera Devil, e Domenico Latella, buonasera. Eh, Davide, non, non siete riusciti a vincere contro la Virtus Valmontone, la capolista vi ha bloccato in, tra le proprie mure. Amiche, è eh, troppo forte l'avversario oppure è troppo debole questa maestria che non riesce a dare continuità nei risultati? Allora, sicuramente troppo debole, no. Eh, non abbiamo fatto la nostra miglior partita, venivamo comunque da un turno infrasettimanale con due supplementari, eh, avevamo l'assenza comunque di un giocatore, l'abbiamo sentita, eravamo tutti più stanchi. Eh, la panchina ha aiutato molto, eh, però ovviamente contro la prima in classifica bisognava dare qualcosa in più e eh, si spera che in casa si riesca ad ottenere questo risultato, che il fattore campo comunque è importante. Ecco, Domenico, proprio delle assenze importanti tipo quella di Thomas Di Dio hanno penalizzato molto la maestria vending in trasferta. Questo però ha voluto che tanti ragazzi che nel corso del campionato non hanno avuto tantissimo spazio sono potuti finalmente venire fuori. Un caso sei tu che qualora ogni volta sei stato chiamato in causa da Coach Pullano hai sempre dimostrato di essere pronto a dare il tuo contributo. È ottima è stata la prestazione di Domenico. Sì, sicuramente l'assenza di Thomas si è sentita, come ha detto il mio compagno di squadra in precedenza. Eh, però ovviamente ci ha, ci ha dato l'opportunità a noi, eh, che partiamo dalla panchina, di avere più spazio e sicuramente di, di giocare un po' di più. Eh, abbiamo provato a dare una mano alla squadra. Eh, niente, eh, cominciamo dalle elementi a dare il massimo eh, per provare ad aiutare la squadra nel modo migliore e cogliere le possibilità, come, come è stato domenica, appena si è chiamati in causa, di dare il massimo e di vedere un po' come va. È stato, come diceva Davide è stato un po' un tour de force questa settimana per il campionato di Serie B con queste partite giocate molto, in tempi molto, molto ravvicinati, Davide quanto, quanto ha contato questo, Cioè scendere in campo a due giorni di distanza poi con, e poi quante, tutte le energie sprecate contro Forlì, vinto una partita vinta dopo due overtime, quanto ha contato poi sulla prestazione contro Valmontone? Allora, sicuramente non è solo colpa del, del turno infrasettimanale. Eh, si parte comunque da una base diciamo di, di svantaggio. Personalmente io sono un giocatore molto fisico e eh, quindi l'ho accusata. Eh. Ho tirato male dal campo perché appunto ero più stanco del solito. Eh, per quanto riguarda gli altri, penso che un minimo da parte di tutti, ci diciamo, abbiano accusato questo questo turno infrasettimanale, però eh, d'altro canto è normale, bisogna abituarsi e forse allenandosi di più in futuro si riusciranno a superare anche queste difficoltà evidente David che con il tuo arrivo la Mastria ha quasi cambiato volto, comunque stai dando un grande contributo a questa squadra. C'è però qualcosa che vi manca, c'è qualcosa, qualche buco che avete all'interno all dei 40 minuti che poi a fine gara pesa tanto, pesa perché comunque poi l'avversario continua a giocare, quel calo di energie che voi avete, alla fine poi si fa sentire. In che cosa dovete migliorare ancora? Allora, non è facile, altrimenti saremmo già. Arrivati al punto di migliorarlo. Eh, come dire, io sono contento di, di essere arrivato, di aver dato una mano e tutti mi hanno detto che c'è stato un miglioramento da parte della squadra, del gioco, e questo mi fa molto piacere. Eh, da qua a dire esattamente cosa ancora c'è da sistemare e ce ne vuole. Eh, diciamo che purtroppo io non sono un Play, quindi non porto sulla palla, non posso dirigere la squadra, io posso fare il mio in attacco, in difesa, prendendo i rimbalzi, eh, tante volte quello che manca è un po' di regia e nella gestione della squadra per farli fare nei momenti appunto di, di calo le cose giuste. Ecco, eh, La guardandovi da fuori si dà l'impressione che questa regia tante volte provenga dalla panchina, quindi da tante direttive che il coach, ma non solo lui, vi dà poi anche mh, poi, eh, facendo caso e eh, facendo riferimento ai diversi cambi. Quindi quanto importante è importante il lavoro che, fa, eh, che fanno quelli là dalla panchina, visto che tu comunque li vivi in maniera più ravvicinata? Sì, li vivo in prima persona, è sicuramente importante l'apporto della panchina perché. In 5 è difficile vincere, quindi, comunque, dobbiamo cercare di dare una mano. Eh, essendo poi che siamo abbastanza lunghi come squadra, siamo 10 persone che potenzialmente possiamo giocare tutte e 10. Quindi, sicuramente saremo più agevolati se la porta alla panchina sarà maggiore, come sta avvenendo comunque in queste ultime partite. Perché, sì, ok, ancora non riusciamo ad avere magari 40 minuti di continuità, però. Da qualche partita a questa parte stiamo, stiamo migliorando. E il lavoro secondo me ha ad avere i suoi frutti il prima possibile. Ecco, il bello è che anche nelle vittorie importanti che sono arrivate, sono vittorie dove tutti avete dato il contributo. dimostrazione è che, a differenza di tanti altri roster, la Planet può contare su tante pedine importanti. Sì, come dicevo prima, l'essere lunghi è un vantaggio che non, hanno, che non è da tutti. E come hai detto tu le vittorie sono arrivate quando abbiamo collaborato e ci siamo invitati l'un con l'altro tutti quanti, e siamo stati chiamati in causa tutti quanti e ognuno ha dato il suo, il suo apporto. Eh, Davide, facevi riferimento prima al fattore campo, fattore campo che domenica potrebbe concretizzarsi centrando una vittoria che è quasi fondamentale. Sì, eh, sarebbe molto, molto importante portare a casa questa, questa vittoria, è una squadra molto forte, eh, l'ho vista giocare... Contro, contro Roma quando siamo andati in trasferta abbiamo avuto la possibilità di vederli giocare sul campo e sono molto intensi, molto fisici e veramente una buona squadra tra quelle che ho visto e quella che forse mi intimorisce di più dal lato fisico. E ovviamente il fattore campo è importante, loro fanno una trasferta lunga e si spera che l'apporto del pubblico ci, ci faccia giocare una buona partita. Prima di andare ad ascoltare la presentazione curata da Persanto Carlo, volevo chiederti: si sta cominciando a livellare questo campionato, quindi a suddividere tra corazzate, media classifica e poi quelli là che comunque devono ancora far tanta corsa per comunque cercare di centrare più presto la salvezza. Ma a mio avviso, una divisione così netta non c'è. Per quanto visto, non c'è una squadra che. Da reputare imbattibile una, una cosiddetta corazzata. Ci sono squadre forti, ci sono buone squadre. Ma Palestrina non, non ci ha fatto paura, siamo stati sopra fino alla fine. E la Luis, che era prima, non è questa squadra così insormontabile, così come Napoli. Cioè, alla fine sono tutte partite che noi abbiamo giocato malino e, e quindi non siamo riusciti a concretizzare. Quindi secondo me, di, per, per i roster che ci sono, chi ha più voglia e chi riesce a fare la miglior partita può vincere contro chiunque. Quindi c'è ancora tanto cammino anche per voi domani? Sì, senza dubbio. È un campionato abbastanza equilibrato per il momento. E siamo sulla buona strada, questo è sicuro. Poi con di Devil la squadra è un po' cambiata. Vediamo. Sì, C'è una percezione risultato. diversa rispetto alle prime giornate. Sì, sì, senza dubbio. Prova è stata quella di giovedì, comunque non si aspettava nessuno, che a 30-40 secondi alla fine siamo riusciti a recuperare quello svantaggio eppure ci siamo riusciti. Questa è una dimostrazione del cambiamento che stiamo, che stiamo avendo. Domenica abbiamo, cioè nonostante l'assenza, abbiamo fatto una buona partita, anche se a tratti. Abbiamo avuto qualche, qualche piccolo problema, però comunque, ti ripeto, siamo, siamo sulla buona strada. Quindi, Davide, con la speranza che gli errorini fatti domenica e contro Valmontone vengano appieno recuperati domenica. Eh, ce li auguriamo tutti. Quindi, andiamo ad ascoltare la presentazione proprio della gara a cura di Per Santo Colli. Intanto, vi ringrazio per la vostra disponibilità ad essere intervenuti qui in trasmissione con noi. Sì, grazie Romana, buonasera a tutti. Nel girone C di Serie B continua imperterrita la marcia delle due battistrada Napoli e Valmontone, anche se eh, domenica arriverà l'ora della prima resa dei conti tra le due squadre. Le due squadre che fino a questo momento hanno dominato il campionato a braccetto saranno costrette a distaccarsi perché appunto ci sarà lo scontro diretto in campagna. Ci eh, diamo, diamo il favore dei pronostici per il fattore campo alla formazione campana. Dietro invece rallentano eh, Palestrina KO a Barcellona, uno dei campi più difficili del girone, e la Luis Roma, sconfitta nel derby con la Vis Nova Siri Roma. I, la formazione del nostro Andrea Scuderi è alla terza sconfitta consecutiva. Per il resto hanno praticamente vinto tutte. Eh, le rivali in classifica della Mastria Vending Catanzaro che quindi eh, rimane nei bassi fondi della graduatoria. Con Valmontone è finita eh, finalmente, diciamo noi, il ciclo di partite terribili in eh, trasferta in cui i giallorossi hanno collezionato zero punti. Adesso però eh, arriverà un, un altro ciclo di partite. Eh, fondamentale contro squadre, sicuramente più alla portata dei ragazzi di Coach Pullano. E adesso bisognerà vedere la vera maestria Vending Catanzaro. A nostro avviso, eh, la Mastria Vending non vale sicuramente. Eh, il balmontone e Napoli ma non vale nemmeno il dodicesimo posto in classifica una squadra che è sicuramente migliorata rispetto alle prime partite ha delle buonissime potenzialità è arrivato però il momento eh, di eh, metterle a frutto e soprattutto è arrivato il momento di migliorare eh, di lavorare ancora di più per migliorare in difesa perché eh, leggiamo i dati nelle ultime partite 94 punti concessi a Palestrina 90 a Napoli 100 a Forlì, 80 a Valmontone, troppi, veramente troppi questi punti concessi agli avversari. E co così facendo, sarà veramente difficile fare punti in eh, trasferta. E anche le partite in casa rischiano di complicarsi notevolmente, come è successo ad esempio con eh, Forlì. Abbiamo comunque fiducia nei giovani eh, di Coach Pullano. Eh, che hanno dimostrato di essere cresciuti in, eh, notevolmente dal punto di vista eh, mentale e anche dal punto di vista tecnico in eh, queste partite. E adesso attendiamo la loro grande reazione a partire dalla gara di domenica contro Cassino. Cassino non è sicuramente ba Napoli e Valmontone, però è una squadra che è sicuramente fortissima e in zona playoff, ha dei terminali offensivi importanti, quindi bisognerà davvero difendere al massimo e con continuità per tutti i 40 minuti per cercare di portare a casa questa vittoria, potendo contare quindi anche sull'apporto in campo di Latella, Monacelli e Morici in modo tale da eh, consentire a Coach Pullano eh, di poter ruotare ben 10 giocatori. Quindi eh, ci auguriamo eh, che eh, i tre giocatori, soprattutto eh, Latella, e Monacelli continuino a crescere, a confermarsi negli standard nelle ultime partite e che quindi Catanzaro potrà contare su di loro per, per, trovare, eh, una serie, per inanellare una serie di risultati utili e trovare così quella continuità eh, che le potrebbe permettere di risalire la china in classifica. Bene, io ho concluso, ripasso la palla a te romana, buona serata e buon basket a tutti. Apriamo questa seconda parte dedicata al settore giovanile dove diamo spazio a quelle che sono le vicende, quindi i campionati minori. Eh, I quali se ne, eh, se ne parla spesso pochissimo, ma nel quale attraverso questa trasmissione vogliamo dare tantissimo spazio. Eh, infatti, ospiti con me questa sera sono Salvatore Lo Giudice che Buonasera. ritorna per la seconda volta qui ospite insieme a noi e poi una nuova conoscenza di Temaito che è Fabio Ferraggina. Buonasera, Buonasera Fabio. Eh, entrambi quindi appartengono al settore giovanile giallo-rosso, uno alla serie C, quindi alla Virtus Catanzaro, l'altro con il gruppo Sbarf eh, con il quale partecipa al campionato di serie D. Eh, Salvatore, con te volevo subito commentare la vittoria, l'ultima vittoria al Pala contro Villa San Giovanni, una vittoria importante, comunque l'ottava in questo campionato che vi, che vi conferma un po' la sorpresa di questo girone e quindi di questa competizione. Diciamo l'ottava vittoria, che è un bel numero. Eh, ripetiamo sempre che noi non ci aspettavamo di essere qui, diciamo. Eh, siamo sì, la vera rivelazione del campionato in quanto siamo giovani. Però, non lo so, vediamo come andrà a finire. C'è, cioè, infatti, molta differenza di età con le altre squadre che partecipano a questi campionati. Infatti, voi siete la rivelazione, perché essendo molto giovani, avete dimostrato di avere comunque tantissimo talento. Sì, sì, sì. Siamo la squadra più piccola insieme alla viola diciamo che sono pure loro molto giovani però questo non deve essere diciamo motivo di scoraggiamento anzi ancora più forza i risultati quelli della virtus che sono anche frutto di tutto il lavoro che sta dietro al settore giovanile un esempio sono anche i gruppi della SMAF che piano piano iniziano a dare i loro primi risultati e quindi le loro prime soddisfazioni all'intera città, ma anche ai tifosi che piano piano iniziano a seguire e avete vinto contro l'Ocri come dopo due overtime, un po' come ha fatto la prima squadra, li avete un pochettino copiate in queste circostanze È stata una bella vittoria, ma ancora di più per come è arrivata cioè dopo due overtime dove la stanchezza ha iniziato a farsi sentire, dove dopo una partita molto combattuta, cioè poche volte siamo riusciti ad andare eh, con grossi vantaggi che però abbiamo sempre sprecato. Poi alla fine nel secondo overtime siamo riusciti a mantenere quel vantaggio che avevamo acquisito e vincere la partita. Salvatore, senti, vi sentite un po' comunque adesso sotto pressione? Comunque, dopo tante vittorie, non tanto l'esigenza, comunque c'è la volontà anche da parte dei tifosi di vedervi riconfermare sempre questi, questi belli risultati. Vi sentite quindi in quel senso con maggiore responsabilità rispetto all'inizio del campionato? Guarda, come noi stavamo parlando prima, essendo giovani siamo molto sfrontati, quindi diciamo, non sentiamo nessuna pressione, possiamo dire, perché noi. Non stiamo, non stiamo puntando eh, a un qualcosa, diciamo. Se arriverà l'obiettivo lo, playoff, chiamiamolo così, bene. Se invece, se invece non arriva, bene comunque, perché eh, giocare partite sempre punto a punto, fino all'ultimo minuto, è sempre bello e fa crescere molto. Quanto una guida come quella di Fabrizio Tunno vi fa sentire importanti, nel senso, comunque, un allenatore che proviene da tanti anni in Serie B, anche anni importanti per la Planet Catanzaro. Quanto la sua figura vi fa sentire importante in un circuito che poi si spera vi possa portare in prima squadra? Molto, molto, perché lui, anche se è duro, se grida, cioè, questo non importa molto perché è veramente bravo e, e ci dà sempre carica. Quindi, molto. Molto bravo. E Fabio, eh, faccio un po' a te la domanda che avevo provato a fare anche eh, a Salvatore in precedenza. Quanto la volontà, la voglia di perseguire dei sogni, quindi di arrivare in prima squadra, vi stimola a crescere e ad investire sempre di più in questa vostra passione? Sì, sicuramente lo stimolo della prima squadra per noi è un grande stimolo perché tutti più o meno abbiamo il sogno di arrivare in prima squadra, di emulare le gesta dei, dei nostri eroi, se così possiamo dire. Salvatore, ritornando al campionato, quindi ritornando alle questioni direttamente del campo, quali sono i vostri prossimi impegni e quanto voi avete la volontà di continuare a vincere? Allora, giocheremo sabato con la Viola, che come abbiamo detto prima è squadra giovane come noi, quindi anche se sono sotto... In classifica, questo non, non vuol dire niente. Perché appunto sono giovani, corrono come noi, eh, hanno, cioè, diciamo, hanno la stessa voglia nostra. Eh, però prima eh, non, non dimentichiamo che abbiamo una partita giovedì che è molto importante perché inizia il campionato dell'under 18 eh, e, e giochiamo diciamo con eh, una squadra ben messa che è il basketball a mezzo, quindi attenzione. Ecco perché... Molti ragazzi che comunque disputano il campionato di Serie C poi sono impegnati, non solo nella prima squadra. Ci sono dei ragazzi che eh, partecipano ai campionati con la Virtus, però vengono scelti quindi settimana settimana per partecipare alla, alle vicende della prima squadra. però ci sono anche tanti ragazzi che poi fanno anche altri campionati. È il caso di Salvatore che quindi partecipa anche con l'Under 18, ma come lui ce ne sono moltissimi altri. Salvatore, a proposito di quello che dicevi tu prima, voi correte tanto, questa è una dote che è. È quasi tipica delle squadre di Fabrizio Turno: corrono tanto, ci sono tante energie e tenete tanto alla chiave difensiva. Ma quanto la sta investiti di voi sulla crescita fisica, quindi sul lavoro magari che fate in settimana, in palestra, durante gli allenamenti? Come è, com è cadenzata la vostra settimana in questo senso? Beh, diciamo che oltre il campo esiste anche la parte atletica che è curata dal mitico Valterino, che approfitto per salutare. E, come tu hai detto è molto tipica delle squadre di Fabrizio Tunno quindi noi è il nostro compito continuare questa stirpe e correre tanto in campo. Stessa cosa anche per voi comunque anche più piccoli siete spesso impegnati non spesso quasi tutta la settimana siete impegnati comunque al palapollerà dove giornalmente avvengono i vostri allenamenti. Allenamenti che ci tengono impegnati per molte ore settimanali e noi dobbiamo essere anche bravi a dividere queste ore di sport con le ore di studio. Ecco un po' come avviene anche per voi, visto che siete molto piccoli e andate ancora a scuola, questi bravi campioncini della Virtus, anche loro comunque sono ancora impegnati tra i banchi di scuola. Io vi ringrazio tantissimo per questa vostra eh, disponibilità nel intervenire qui in trasmissione e do appuntamento ai nostri telespettatori sempre per giovedì alle ore 21.30 sul canale 211 e poi nelle varie repliche che la Planet attraverso le proprie pagine eh, comunica. E, e in questo caso volevo approfittare per dire che proprio da questa settimana settimana è attivo il nuovo sito della Planet Basket Catanzaro dove tutti i tifosi potranno comunque attingere e quindi aggiornarsi su tutte le vicende che riguardano la prima squadra ma anche il settore giovanile. Grazie a tutti e buona serata.